Corecom, Marco Meacci è il nuovo presidente del Comitato Toscano, ex sindaco di Monte San Savino ed ex presidente e amministratore delegato dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse, succede ad Enzo Brogi. Istituzioni. Antonio Mazzeo a Bruxelles apre le consultazioni. Il presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, relatore del parere al Comitato Europeo delle Regioni, si è confrontato con i principali stakeholder. Eventi. Orizzonti Festival invade la città di Chiusi con teatro, musica e letteratura. Dal 30 luglio al 6 agosto si svolge la 21esima edizione. Un tour per la Toscana per far conoscere servizi e compiti che il Comitato Regionale per le Comunicazioni offre gratuitamente a cittadine e cittadini, in primis le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni. È questa la prima iniziativa che il nuovo Corecom della Toscana ha lanciato in una conferenza stampa nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. A lanciare il tour il nuovo presidente Marco Meacci, presentato dai presidenti di Assemblea Legislativa e Giunta Antonio Mazzeo ed Eugenio Giani. Il Corecom è un'istituzione fondamentale nell'ordinamento legislativo e attuativo dei principi statutari della Regione Toscana. Il Corecom ha una funzione importantissima da un punto di vista della garanzia della correttezza nell'informazione e di propulsione attiva nell'informazione. Il lavoro che aspetta l'organismo che sarà guidato dal presidente Meacci è quello di rimettere mano anche al sistema, diciamo, normativo con cui disciplina la propria attività il Corecom. Pensate che ad esempio nelle leggi che il Corecom oggi si trova ad avere come disciplina e attuazione del proprio operato manca ogni riferimento alla dimensione dei social, e oggi noi sappiamo che l'informazione passa moltissimo attraverso i social e attraverso la rete internet con tutte le sue declinazioni e ciò che questo rappresenta. Quindi vi sarà un lavoro che è importante verso il Consiglio regionale di promozione e proposizione di quello che saranno le regole su cui il Corecom può svolgere la propria attività. E poi oggi che la comunicazione è tutto, non dimentichiamoci quanta attività il Corecom può svolgere proprio nel segno di una corretta informazione e di una possibilità di utilizzare quelle che sono le varie forme con cui la comunicazione mostra il volto bello delle istituzioni. Intanto un grande in bocca al lupo a tutti coloro i quali si sono resi disponibili a svolgere un incarico importante per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione, ma anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi e il compito del Corecom è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione e anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno, con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom si è insediato oggi con il nuovo comitato, il nuovo consiglio, abbiamo già alcune idee, alcuni impegni importanti da portare avanti, credo che sia un organismo molto importante per la comunicazione, per le istituzioni in Toscana. Veniamo da un lavoro precedente molto, molto importante, molto positivo, guidato da Enzo Brogi. Noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora che guardando al futuro. In particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana in modo da farlo conoscere, far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controversie telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori
del mondo dell'informazione, in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana, in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. E poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione, dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche, in modo da rendere sempre più il CORE come uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. Siamo già pieni di idee, soprattutto cercheremo di portare avanti le ottime idee intraprese dal vecchio comitato, in particolar modo quello del patentino digitale. Poi abbiamo appunto idea di dedicarci maggiormente anche a quelli che sono i social, perché appunto il mondo sta cambiando molto velocemente e vorremmo che il Corecom fosse sempre più presente in questo mondo che va veloce e che cambia, e far conoscere sempre di più in Toscana il Corecom, che è un organismo importantissimo. Pronti a partire? Credo che la comunicazione oggi sia uno strumento strategico di connessione, di collegamento. È importante la percezione anche della vicinanza delle istituzioni ai cittadini, oltre che la vicinanza reale. Credo che il compito del Corecom sia dare questa visibilità, questa percezione, fare tante cose e comunicare anche che si stanno facendo, perché è importante anche il livello di percezione se facciamo comunicazione. Quindi oggi è un momento importante, un momento come il primo giorno di scuola, c'è l'entusiasmo, ci si conosce, ognuno di noi potrà dare il contributo cercando di essere il meno autoreferenziale possibile, ma aprendosi anche a quelle che sono queste contaminazioni che vengono fuori dalla vita vera, dalle minuzie quotidiane, come raccontava il presidente Mazzeo, alle cose più importanti, perché poi impattano sulla vita delle persone, quindi sono tutte altamente importanti. Oggi è un momento importante, istituzionale, altamente simbolico. L'insediamento è un momento di grande entusiasmo, proprio perché l'outlook, insomma, la prospettiva è quella che in qualche modo ci dà fiducia nel futuro. Sicuramente appunto porteremo avanti il buon lavoro fatto dal comitato precedente, ma porteremo anche delle nostre iniziative, e soprattutto penso al campo della tutela dei giovani dalla rete, e io direi anche una particolare attenzione agli anziani, perché le fake news sono anche materia, insomma, che possono danneggiare i nostri anziani. Quindi questo sarà il mio impegno in questi 5 anni. Sono oltre 10 anni che mi occupo di diritto dei consumatori, ed è questa l'occasione per farlo a favore di tutti quanti i cittadini toscani. Con l'insediamento ho trovato un comitato ricco di eccellenze nel mondo della comunicazione, che sono sicuro che insieme alla guida del presidente Meacci, una macchina amministrativa davvero eccellente anche questa, riusciremo a fare un ottimo lavoro, sperando di eguagliare quello dei nostri predecessori di Broggi, sotto la guida del presidente Broggi, che ha fatto un ottimo lavoro e per il quale ancora oggi raccogliamo i frutti. Il Comitato Europeo delle Regioni lavora per portare il suo contributo nella discussione sulle politiche di concorrenza nell'Unione Europea, e il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, come rappresentante italiano e relatore del parere, ha aperto martedì 4 luglio a Bruxelles le consultazioni che interessano tutti i principali stakeholder, dai rappresentanti degli enti locali e regionali alle associazioni interessate, dagli esperti ai funzionari delle istituzioni comunitarie. È stato molto importante confrontarsi con gli stakeholder che operano in Europa, perché una concorrenza effettiva consente alle imprese di competere in condizioni di parità in tutti gli Stati membri, incentivandole al tempo stesso a sforzarsi costantemente di offrire il prodotto migliore, i servizi migliori al miglior prezzo possibile, il che a sua volta guida l'innovazione, guida il cambiamento, ma anche la crescita economica a lungo termine. Questo è un tema importante che sembra lontano da un cittadino, ma che in realtà tocca la vita di ciascuno
di noi. In questo momento però alcune regole sugli aiuti di Stato hanno causato degli squilibri, mettendo a rischio la coesione territoriale, perché alcuni Stati possono garantire una quantità di aiuti ben maggiore, avendo leva fiscale e avvantaggiando le proprie aziende nazionali nel mercato unico, e questo non è giusto. Allora il parere va esattamente nella direzione di cercare un riequilibrio. Ecco, grazie agli stakeholder ho colto tutta una serie di spunti che metteremo a disposizione del lavoro che stiamo portando avanti al Comitato delle Regioni, con un obiettivo: offrire ai cittadini italiani, offrire ai cittadini toscani servizi migliori ad un prezzo migliore. Dal 30 luglio al 6 agosto, chiusi sarà palcoscenico della 21esima edizione del Festival Orizzonti, una vera e propria festa dedicata all'arte e allo spettacolo in tutte le sue forme, che invaderà ogni angolo della cittadina. Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Stefano Scaramelli, e la consigliera regionale, Elena Rosignoli. Pezzo di una storia importante, il Festival Orizzonti, una fondazione che sento nel mio cuore, perché fondamentalmente ho avuto la fortuna da sindaco di far partire il progetto della fondazione, che era un'idea, un'intuizione straordinaria, quella di coniugare le iniziative pubbliche con le iniziative private, mettere insieme la cultura, l'arte al centro delle iniziative non soltanto estive di una città, quella di Chiusi, che ovviamente fa della storia un proprio elemento di forza della propria cultura, della propria tradizione, e questo torna con tutta la sua forza nelle settimane estive, ed è un momento importante di crescita per la città, per le produzioni di carattere artistico, per la storia, ma anche per l'attrattività turistica che un festival di un'importanza del genere produce, non soltanto per la città ma per tutto il territorio. Questo è il motivo per il quale il Consiglio regionale della Toscana ha voluto ospitare in questa conferenza stampa e promuovere con la propria forza e i propri mezzi una valenza di carattere regionale e non soltanto locale di un festival che a questo punto ritorna e che promuoverà non soltanto la città ma tutta la Toscana. Un evento dove si porta avanti il concetto di cultura, una cultura di alta qualità, una cultura dove porta dietro un lavoro di associazioni e di tanti professionisti che danno il valore a quello che la cultura vuole rappresentare alla fine, no? Il bene comune che può essere usufruito da tutti, a tutti i livelli e a tutte le età. C'è formazione, c'è distribuzione culturale, e per la città di Chiusi, insomma, con tanti eventi distribuiti in location particolari nel paese, credo che sia un valore aggiunto anche per l'intero territorio. Oltretutto, insomma, in vista anche della candidatura della Valdichiana a Capitale della Cultura per il 2026. Però devo dire che su 21 edizioni, diciamo, il livello culturale espresso dalla Fondazione Orizzonti, dal Festival Orizzonti, dalla città di Chiusi, è sempre stato molto alto, per cui, insomma, si porta avanti un concetto di qualità e di fruibilità per tutti. Questa manifestazione per noi è un consolidamento sostanzialmente, perché siamo arrivati alla 21esima edizione, quindi c'è una storia che viene rappresentata ogni volta ed è fondamentale proprio come appuntamento della nostra stagione estiva, e trova il suo culmine proprio tutto il lavoro annuale che viene svolto all'interno del nostro teatro con i corsi con i ragazzi, e quindi ecco, è proprio l'evento più atteso della stagione estiva, ed è un onore per noi anche quest'anno essere qui in Consiglio regionale a raccontare questa bellissima esperienza. Il festival è strutturato su 30 eventi in 8 giorni, quindi diciamo, sono molti eventi che durante la giornata si va su 3 eventi al giorno tra mostre, danza e prosa, e anche una riapertura al teatro della danza contemporanea che è mancato nelle precedenti edizioni. E per quanto riguarda il tema scelto per questo festival è Metamorfosi, perché mi piaceva indagare questo tema della mutazione, della trasformazione dell'essere umano, del cambiamento, quindi tutti gli spettacoli inseriti e anche tutte le altre attività collaterali del festival hanno come tema portante questo della metamorfosi. E è un festival che rinasce dopo gli anni passati del Covid, che ritorna a essere in più posti della città di Chiusi, quindi andiamo anche al Lago, che è un
una zona molto bella e molto identitaria per i cittadini di Chiusi. È un festival che si affaccia alle nuove generazioni con anche appunto il teatro danza, con balletto civile, con la rete di teatro e critica, che sono degli operatori, dei critici di teatro che sono invitati e faranno dei laboratori per gli spettatori, diciamo, consapevoli del futuro. Quindi ci sono i punti per creare un festival che guardi al futuro e alle nuove generazioni.